Siamo i ragazzi della terza BL e oggi vi presenteremo Alcamo, una cittadina siciliana di 45.000 abitanti che sorge ai piedi del Monte Bonifato. Qui vissero tanti personaggi famosi, come Ciullo d'Alcamo ad esempio, ma oggi in particolare parleremo di Sebastiano Bagolino. Il protagonista di cui parleremo oggi fu uno tra i più noti poeti latini della Sicilia del XV secolo. Stiamo parlando di Sebastiano Bagolino, nato nella cittadina trapanese di Alcamo il 25 marzo 1562, in piena età rinascimentale, cosa che influenzerà molto il suo operato. Figlio del pittore Giovan Leonardo Bagolino e della benestante Caterina Tabone, poté sin da piccolo dedicarsi alla pittura e alla musica. Ben presto, però, scoprì di essere portato per lettere la poesia, che approfondì già da molto giovane. Proprio per questa sua abilità poetica fu ospite di alcune delle figure più importanti del suo tempo, come il principe di Paternò Francesco II Moncada, che resterà sempre il suo mentore e punto di riferimento. Si dedicò fino agli ultimi anni della sua vita alla poesia, scrivendo gli ultimi versi nel 1604, anno in cui, il 26 luglio, si spense, lasciando ad Alcamo le sue radici e la sua poesia. La cittadina lo ricorda ancora con una biblioteca, una scuola media e una grande piazza che portano il suo nome. Infine, nel 1907, fu posta una lapide nella sua tomba con un epigrafe in latino che oggi presenteremo. E adesso ci troviamo davanti alla chiesa del Crocifisso di San Francesco di Paola, dove al suo interno sono sepolte le spoglie di Sebastiano Bagolino. Nel 1907, infatti, fu posto un marmo al ricordo del poeta con su scritto un epigrafe che lo stesso Sebastiano Bagolino aveva scritto 5 anni prima di morire. Tu qui cumque mei feris per saxa sepulcri attonitus lacrimes, non rogo morte mea. Sed responsure tantum iace verba faville, et dicas cinis, hic num Bagolinus erat? Tu, chiunque sia, che ti trovi a passare tra le pietre del mio sepolcro, io non imploro lacrime per la mia morte, ma le ceneri che ti potranno suggerire solo parole per un'espressione, e potresti dire, forse che questa cenere era Bagolino? È chiaro il riferimento al Carme 101 di Catullo, dedicato al fratello, morto in Bitinia in giovane età. Il poeta addolorato giunge alla tomba del fratello per offrirgli l'ultimo saluto e per parlare, ma inutilmente, alle sue ceneri mute. Et mutam nequiquam alloquerer cinerem. Nell'epigrafe, le ceneri di Bagolino suggeriranno, invece, ad un qualsiasi passante il ricordo di questo grande poeta. Ave atque vale.